Ci troviamo presso la nuova sede di Salita Annunziata della libreria Book Art di Franco Bizzarri per la presentazione dell'ultimo libro di Giorgio Pantanella, La compassione del Samaritano, edito da Pazzini Editore. Giorgio Pantanella, laureato in lettere e diplomato in scienze religiose, è docente di religione presso l'Istituto Tecnico Statale Bianchini di Terracina. La compassione del Samaritano è la sua seconda pubblicazione dopo Etti Illesum, la ragazza che ospitò Dio. Prof. Pantanella, da quale motivazione nasce questa sua seconda opera? Vabbè, io avevo una penna, un desiderio di approfondire delle tematiche che mi stanno a cuore e la volontà di condividere con gli altri. E queste sono le motivazioni fondamentali che mi hanno spinto a scrivere questo libro. Qual è la struttura, l'ordine argomentativo del suo libro? Ma io sono partito da questo racconto, questa pagina del Vangelo di Luca, perché credo sia una pagina straordinaria, una pagina senza tempo, di grandissima attualità tra l'altro. E poi ho provato a collegarla a quelli che sono i temi, diciamo, più laici dei diritti umani, legati soprattutto alla condizione umana in generale, ma anche quella di oggi. Nella premessa lei spiega che al centro del suo libro vi è la riflessione su quella forma di etica che nasce dalla relazione tra due esseri umani, in cui uno ha bisogno dell'altro. Il sentimento che esprime questa solidarietà primaria è l'etica della prossimità, una dimensione quotidiana diversa e lontana dalle questioni della politica, della scienza, dell'economia. Eppure, forse non c'è mai stato un momento storico come questo in cui questa dimensione individuale dell'etica non sia legata a doppio filo, alle grandi questioni della nostra epoca. Un momento in cui la dimensione privata e pubblica, sociale, politica, non possono non coincidere. Penso alla grande questione dell'immigrazione. È vero, i migranti sono un po' come la punta dell'iceberg di questa difficoltà delle relazioni che abbiamo oggi. Visto come straniero, come ostile, come pericoloso, quindi, come dire, le relazioni sono fatte difficili, anche politicamente parlando è un momento difficile sotto questo punto di vista, ma ci terrei a precisare che il discorso non è un discorso riguardo, come dire, soltanto i migranti, ma anche le relazioni interpersonali, quelle, diciamo, un po' più quotidiane. È un po' il tentativo di ricostruire un po' il tessuto sociale, tenendo presente che per ricostruire un tessuto ci vogliono dei fili buoni, e quindi l'idea di partire da sé per ricostruire un minimo, come dire, di vissuto più umano e più giusto. Il suo lavoro esprime una riflessione molto profonda che nasce da parole dense di significato. Ecco, parto da queste parole per raccontare la compassione del Samaritano. Compassione, coscienza, libertà, amore e perdono. Ma queste sono parole chiave di tutta la tradizione biblica, le troviamo in molti libri della Bibbia, e quindi sono parole che ritengo ancora oggi, anzi soprattutto oggi, fondamentali per questo tipo di società che stiamo in qualche modo quasi distruggendo. La parabola del Samaritano è un racconto che Gesù fa in risposta a delle domande che gli vengono poste riguardo gli orizzonti di prossimità, cioè quali sono le persone che dobbiamo o non dobbiamo amare, le persone che ci sono più o meno prossime. Mentre Gesù raccontando questa parabola rovescia un po' il significato della domanda di questo dottore della legge e arriva a dire che in realtà la prossimità la costruiamo noi, facendoci vicini a chi ha bisogno di aiuto, a chi è più debole di noi, e quindi istituendo quello che è il diritto del povero nei nostri confronti. Ringraziamo il Prof. Pantanella per l'intervista rilasciata a Bianchini.it. Take it in but don't look down. I'm on top of the world. Hey, I'm on top of the world.